Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. I comuni di Teramo, di Isola del Gran Sasso e la provincia di Teramo hanno deciso di costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario per il sistema dell'acquifero nei confronti di Ruzzoreti, Laboratori e Strada dei Parchi. L'udienza preliminare si terrà domani davanti al GIP del Tribunale di Teramo, che dovrà decidere se rinviare a giudizio i 10 indagati per inquinamento ambientale e illeciti amministrativi. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Siamo alla vigilia dell'udienza preliminare con la quale il GIP di Teramo dovrà decidere se mandare a processo per illeciti nella gestione del sistema acquifero del Gran Sasso i 10 indagati tra i vertici della Ruzzoreti, Laboratori di Fisica Nucleare e Strada dei Parchi. A sorpresa, il Comune di Isola del Gran Sasso, in primis il Comune di Teramo e la Provincia di Teramo, hanno deciso di costituirsi parte civile nel procedimento per inquinamento ambientale. Una chiara presa di distanza delle istituzioni nei confronti degli enti sotto accusa, tra i quali proprio la società acquedottistica teramana Ruzzoreti. Perché questa decisione di costituirsi parte civile? Isola del Gran Sasso con il problema dell'acqua ci si è sempre identificato. Isola del Gran Sasso è il comune che dà oltre l'80% di acqua a tutto il territorio teramano. Cioè, io dico sempre, il problema che c'è solo il dubbio che l'acqua possa essere inquinata per noi è un danno d'immagine veramente enorme. Noi dobbiamo, diciamo, risollevarci un po', sviluppare per quanto riguarda le nostre risorse, che era l'acqua, le bellezze naturali. Se oggi l'acqua è messa in discussione in qualche modo perché c'è il dubbio che qualcuno o qualcosa può inquinarla, per noi è veramente un grosso danno e per me è inaccettabile. Cioè, io uscire per il comune di Isola e sentire qualcuno che mi chiede se può bere o meno l'acqua è una domanda che non voglio più sentire. È un'azione forte contro qualcuno? No, è un'azione per il territorio, per i cittadini teramani, a tutela del bene più prezioso che abbiamo, l'acqua, quindi il diritto alla salute, il diritto all'ambiente del nostro territorio, anche all'immagine di un territorio che purtroppo subisce da troppo tempo questa vicenda che è irrisolta. E si tratta di un'iniziativa correttamente avviata dal Comune di Isola del Gran Sasso, che comunque è il comune colpito anche dal punto di vista proprio urbanistico, territoriale, da questa vicenda geografico. E ovviamente che vede la presenza anche in squadra insieme del comune capoluogo di provincia, il nostro, e della provincia di Teramo. È un'azione importante, significativa, che non ha solo un rilievo giuridico, la costituzione di parte civile all'interno del processo penale che seguirà ovviamente il suo percorso, ma vuole significare che noi ci siamo, ci vogliamo essere, ci dobbiamo essere. È finito il tempo di chi magari viene deresponsabilizzato o nasconde, insomma, la testa sotto terra. Insomma, dobbiamo assolutamente assumerci la responsabilità delle nostre azioni, e questo è un importante atto di assunzione di responsabilità, come ho detto, insomma, un atto di coraggio sotto un certo aspetto, ma sotto altri aspetti un atto dovuto, perché lo dobbiamo ai nostri cittadini. In sintesi, per i sindaci e il presidente della provincia di Teramo, chi ha sbagliato dovrà pagare e risarcire il territorio. Tuttavia la Costituzione come parte civile nel procedimento giudiziario per inquinamento ambientale scava oggi un solco profondo tra istituzioni e enti coinvolti in questa inchiesta della Procura. Una distanza difficilmente recuperabile, soprattutto con la Ruzzoreti, anche se non ci sarà alcun rinvio a giudizio. Trasportava 3,5 kg di cocaina l'albanese 26enne originario di Durazzo, ma residente in Emilia-Romagna, tratto in arresto dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Chieti la notte scorsa con l'accusa di illecita detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari lo hanno fermato alla guida di una Mercedes classe B a San Salvo e lo stupefacente era occultato nell'auto. La droga, suddivisa in 3 panetti termosaldati, era stata celata all'interno dell'abitacolo in una intercapedine ricavata sotto il sedile posteriore. Nella rete dei carabinieri è finito anche un connazionale di 30 anni. L'uomo, che si spostava a bordo di un'auto di grossa cilindrata, è stato trovato in possesso di una ingente somma di denaro. Fungeva da staffetta. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per concorso in illecita detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stupefacente posto sotto sequestro, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato un guadagno stimato in oltre 500
200.000 euro. Proseguiamo con la politica, con una nota del segretario regionale del PD Renzo Di Sabatino. Il tavolo del centro-sinistra di Pescara si è riunito questa mattina per definire la candidatura a sindaco alle prossime elezioni del 26 maggio e ha sviluppato un confronto positivo su una rosa di nomi, tutti in grado di rappresentare adeguatamente la coalizione. Nel corso dell'incontro è emerso che la figura politica che per radicamento, spinta innovativa ed esperienza amministrativa possa meglio incarnare un centro-sinistra aperto alle istanze di crescita e giustizia sociale della città è quella di Marinella Sclocco. A lei è stata chiesta la disponibilità quindi a guidare la coalizione. Al termine della riunione le forze presenti hanno altresì condiviso la necessità di costruire attorno alla figura del candidato sindaco una coalizione ampia e rappresentativa delle diverse sensibilità democratiche, progressiste e del civismo moderato di Pescara. Andiamo avanti, una delegazione di investitori russi è stata ospitata a Loreto a Prutino ed ha visitato diverse aziende del settore food della Vallata del Fino. Si cerca di spingere le aziende ad allargare i propri orizzonti verso i mercati dell'est. Il servizio di Alfredo Primante. Le relazioni fra Abruzzo e Russia nel corso degli anni si stanno intensificando sempre più, con le piccole e medie aziende regionali che guardano al mercato dell'est come uno sbocco fondamentale per aumentare produzione e fatturato. Una delegazione di investitori russi nei giorni scorsi ha fatto visita alla zona industriale ed artigianale dell'area vestina, con un occhio particolare alle eccellenze locali, nella fornitura di prodotti professionali per la ristorazione. La delegazione di un'importante catena di grande distribuzione della Russia, su iniziativa di Roberto Pasquali, ha soggiornato per due giorni a Loreto a Prutino, dove, oltre ai macchinari d'avanguardia per la ristorazione, ha potuto assaporare anche le eccellenze enogastronomiche abruzzesi. Tra queste l'olio, prodotto di punta dell'area vestina. Il sindaco di Loreto a Prutino sottolinea l'importanza di questi scambi culturali e commerciali con l'estero. A breve, a Loreto, è atteso anche l'ambasciatore di Russia. Prima di tutto è la promozione del territorio, ma soprattutto dobbiamo guardare al mercato russo, che è un mercato immenso, e soprattutto noi diciamo, con le nostre eccellenze poter entrare, anche se anche realtà di Loreto già sono nel mercato russo, ma incrementare e rafforzare queste relazioni commerciali che esistono. Le relazioni commerciali che possono anche, e speriamo che si possa con l'aeroporto collegare un collegamento diretto alla Federazione Russa, anche un'occasione per accogliere i turisti. Nessuna chiusura del corso stretto, ma un tunnel di protezione pedonale per permettere il passaggio in sicurezza. La decisione è stata assunta dopo il secondo sopralluogo dei tecnici sul palazzo all'angolo di via del Carmine all'Aquila. Il servizio di Daniela Rosone. Nessuna chiusura del corso stretto, ma un tunnel di protezione pedonale per permettere il passaggio in sicurezza, evitando così lo sgombero dei negozi nel palazzo di fronte dei residenti. Decisione assunta dopo il secondo sopralluogo effettuato dai tecnici del comune sul palazzo all'angolo di via del Carmine. Intanto il coordinatore generale di commessa di asse centrale SCARL, Gianni Frattale, respinge al mittente però gli accostamenti tra il palazzo e i lavori dei sottoservizi. Tornando ai fatti, per il momento verrà chiusa la strada al traffico solo veicolare. Già un primo intervento dei vigili del fuoco sul palazzo al civico 135 aveva fatto rilevare delle criticità relativamente alla stabilità dell'edificio. Il comune per questo aveva chiesto alla proprietà delle ulteriori verifiche. Entro qualche giorno sarà realizzato il tunnel di protezione. Parallelamente, con apposita ordinanza, il comune intima in sostanza alla proprietà di effettuare la messa in sicurezza dell'edificio in tempi brevi. L'assessore Fabrizio Taranta sta seguendo l'evoluzione di tutta la vicenda. Ha chiarito che parlare di rischio crollo è eccessivo. Taranta ha voluto incontrare anche i commercianti del centro. In realtà, pure commercianti non interessati direttamente avevano espresso solidarietà ai colleghi coinvolti e alcuni di loro si erano addirittura prestati per un sostegno economico in caso di eventuale chiusura. La vicenda del consorzio Filomusi Guelfi è nota da tempo. A fine 2016 i tecnici del consorzio avevano evidenziato dei problemi derivanti a loro giudizio dal passaggio dei sottoservizi. Per lo stabile in questione c'è infatti una causa ancora aperta e solo al termine si potrà dirimere la questione.
Fatto sta che già dopo la fiaccolata erano state messe delle transenne mobili per restringere la strada, un fatto che aveva destato delle preoccupazioni da parte dei commercianti. Anche per loro la principale preoccupazione è la sicurezza dei cittadini, ma di certo l'eventuale chiusura della strada o un pericolo imminente derivante dal palazzo di fronte avrebbero potuto decretare la chiusura di attività riportate in centro a fatica. Asse Centrale però non ci sta e definisce l'accostamento in maniera diretta della vicenda del Palazzo del Corso ai sottoservizi indimostrato, strumentale e diffamatorio, sostiene Frattale. Il consorzio, si legge, è costretto a ricordare che esiste un procedimento giudiziario in corso che accerterà le effettive cause, al di là delle mere inverosimili ipotesi di qualche persona interessata. Esistono inoltre, sono consultabili, ricorda Frattale, le chiarissime conclusioni raggiunte dal perito nominato dal Tribunale in fase di accertamento tecnico preventivo, che ha escluso in radice errori e omissioni nell'esecuzione di quanto progettato dalla stazione appaltante, così come avvenuto in tutto il corso e in tutte le strade del centro storico interessate dai lavori, senza alcuna conseguenza per le centinaia di edifici adiacenti. Continua la querelle tra Comune di Lanciano e società gestrice delle piscine Le Gemelle. Dopo l'ennesimo disservizio, il terzo in ordine di tempo, l'amministrazione ha inviato una diffida alla società concessionaria della struttura sportiva. Vediamo. Questa volta c'era da aspettarselo. Dopo l'energia elettrica e dopo il gas è toccato all'acqua. Nuova chiusura dei cancelli per il centro sportivo comunale di Lanciano, Le Gemelle. Lunedì mattina gli utenti hanno trovato l'ingresso sbarrato, ma è solo l'ultimo problema in ordine di tempo della gestione targata Vincenzo Serraiocco di Pescara. Dal 22 marzo scorso si sono susseguiti vari disservizi per gli oltre 2.300 iscritti. Dapprima lo stato di agitazione proclamato dal personale, 40 tra dipendenti, addetti e istruttori che lamentavano la mancanza degli ultimi mesi di stipendio. Quindi la chiusura del centro sportivo a causa del primo distacco per morosità dell'energia elettrica. La ripresa delle attività dopo un paio di giorni ed ecco il secondo distacco, quello del gas avvenuto il 2 aprile. Nel frattempo il personale proclama un secondo stato di agitazione. In 12 si dimettono, mentre le piscine devono recuperare la temperatura di servizio dell'acqua in vasca. Gli utenti, anche se infastiditi per le aperture a singhiozzo, continuano a frequentare il centro utilizzando la sala attrezzi, mentre bambini e adulti iscritti ai corsi di nuoto vengono rimandati a casa. Parole cadute nel vuoto finora le rassicurazioni fatte all'amministrazione comunale dal gestore Serraiocco nel corso dell'incontro convocato in municipio dal sindaco Mario Pupillo il 26 marzo scorso, seguito dalla nota alla stampa in cui l'amministratore della Sport Life ribadiva la titolarità delle piscine, Le Gemelle sono mie e le gestisco io. Gli utenti, soprattutto i sottoscrittori di abbonamento annuale, che hanno sborsato cifre da 400 a 650 euro ciascuno, sono ormai stufi della situazione e cominciano a informarsi su come ottenere i rimborsi. Il sindaco invece confida in una soluzione bonaria dell'intera vicenda. Sarebbe più oneroso e i tempi si dilaterebbero oltremodo, avviando cause giudiziarie. Nel frattempo la gestione Sport Life, concessionaria fino al maggio 2037, è stata chiamata a fornire spiegazioni. L'amministrazione comunale ha inviato formale diffida il 29 marzo scorso. Legambiente, Camera di Commercio di Chieti Pescara e Federazione Ciclistica Abruzzese hanno presentato la Roma Costa dei Trabocchi, progetto cicloturistico per una regione sempre più verde e sostenibile. Il servizio di Paolo Renzetti. Presidente, le bellezze d'Abruzzo sono tante, sono varie. Oggi viene presentato questo itinerario cicloturistico da Roma alla Costa dei Trabocchi. Sì, Camera di Commercio sta puntando molto sul cicloturismo. Esiste questo progetto sulla Costa dei Trabocchi. Abbiamo messo in piedi un bando per l'incentivazione alle strutture ricettive relativamente al cicloturismo e durante un nostro corso di formazione ASTA proprio dedicato agli operatori e al cicloturismo è venuto fuori un'idea che poi si è realizzata con un itinerario turistico che parte da Roma e arriva fino alla costa abruzzese, in particolare alla costa dei Trabocchi. Questa mattina insieme a Legambiente e insieme a questi giovani che hanno messo su questa progettualità presenteremo appunto questo itinerario. Qual è l'importanza di Marco di questo progetto cicloturistico che porterà tante persone dalla capitale, da Roma,
fino alla costa dei Trabocchi, che rappresenta un po' una delle bellezze migliori della nostra regione. L'importanza sta nel fatto che lega trasversalmente l'Italia, da Roma alla costa dei Trabocchi, passando per l'Appennino, per la Maiella, quindi valorizzando anche la nostra montagna. Dall'altro, perché è un progetto che è partito dal basso, è partito da un lavoro fatto negli anni attraverso l'alta scuola di formazione sul turismo ambientale, con dei corsi fatti appunto sul cicloturismo, qui insieme con la Camera di Commercio di Chieti e altri partner, e proprio gli operatori turistici, diciamo anche i cittadini che hanno avuto un approccio così per caso al problema, si sono messi insieme per sviluppare questa soluzione, quindi un reale prodotto che nasce da uno studio dal basso e poi si rafforza ovviamente con la sottoscrizione del protocollo insieme con la Federazione Ciclistica Italiana, perché ci sono una molteplicità di questioni che vanno affrontate e perfezionate affinché il cicloturismo, che già oggi è una realtà a livello nazionale perché c'è un prodotto di circa 7 miliardi e mezzo di euro l'anno, possa ulteriormente crescere e diventare il punto di forza anche dell'Abruzzo, che è la regione ideale per il turismo attivo sostenibile, proprio perché è la regione verde d'Europa, la regione dei parchi. Oltre 2.000 euro raccolti per il reparto di neonatologia, grande successo per la mostra fotografica organizzata in occasione del decennale del sisma. Torniamo all'Aquila con questo servizio. Oltre 2.000 euro che andranno al reparto di neonatologia dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. È la cifra raccolta dalla mostra fotografica realizzata dai due alpini dell'esercito di stanza al 9° reggimento, Daniele Di Benedetto e Graziano Iacoboni. Due giorni intensi di apertura della mostra, tanti visitatori si sono precipitati per vedere gli scatti di Daniele e Graziano, insieme agli scatti e alle opere degli alunni della scuola Mazzini Partini, che hanno partecipato con il progetto L'Amo Quindi La Vivo. L'iniziativa di coinvolgere gli alunni facendoli scendere in campo con le loro macchinette fotografiche e smartphone è stata un vero successo. I due fotografi ora torneranno tra 5 anni per fotografare la città, si spera, totalmente ricostruita. Non è solo un augurio questo, ma anche una speranza. E sono tanti gli ospiti che hanno partecipato ai 2 giorni di esposizione, come ad esempio Stefano Moretti, l'attore, oppure Vincenzo Lanotte, ex giocatore rossoblù, che da Barletta ha macinato i chilometri per poter essere presente. Un'iniziativa che ha avuto molto successo, si diceva, e molti visitatori. Una mostra che è stata impreziosita anche dalla presenza di assomilitari, militari partiti da Cuneo in bicicletta per raggiungere l'Aquila. A loro si sono uniti nella notte del 5 aprile anche militari con le loro biciclette del 9° reggimento alpini per partecipare con la comunità di Onna alle commemorazioni. Tra l'altro, nell'ultima giornata di mostra è stato possibile acquistare direttamente le opere e anche le maglie che alcuni campioni del rugby avevano donato. Sport e solidarietà questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara per sostenere l'iniziativa L'Abbraccio dei Prematuri, con una delegazione di giocatori biancazzurri che hanno fatto foto e regalato uova di Pasqua ai piccoli degenti del Santo Spirito. Vediamo. Sport e solidarietà, un binomio perfetto, si è rinnovato questa mattina presso l'ospedale Santo Spirito di Pescara, infatti un progetto di collaborazione fra l'associazione L'Abbraccio dei Prematuri ed il Pescara Calcio, con la vendita delle uova di Pasqua biancazzurre. Il ricavato dell'iniziativa denominata Pasqua regala un uovo solidale sarà utilizzato per sostenere le famiglie di bambini prematuri e non, sia a livello umano sia materiale, con l'acquisto di prodotti di prima infanzia, latte e pannolini, sia economico per il sostegno e per l'alloggio delle mamme dei bimbi ricoverati distanti da casa. Inoltre verrà finanziato l'acquisto di materiale macchinari per i reparti di neonatologia degli ospedali di Pescara e Teramo. Sport e solidarietà, un binomio, come si suol dire, perfetto. Bellissimo, sì, ringraziamo Dio proprio per questa unità. Noi siamo presenti in neonatologia, siamo convenzionati con l'ospedale di Pescara e viviamo periodicamente, ogni settimana siamo proprio nel reparto come genitori, come consulenti eccetera. Nel momento in cui qualcuno volesse entrare a far parte dell'associazione, le porte sono aperte a tutti, non soltanto genitori che vivono l'esperienza della prematurità, basta contattarci, quindi c'è una pagina Facebook, ci siamo noi, insomma, mettiamo anche in reparto, insomma, ci sono i nostri contatti.
A Lanciano i bambini della scuola elementare Rocco Carabba prendono in custodia le aiuole di via Montemaiella, iniziativa con l'associazione del mercato scoperto. Vediamo. A Lanciano nasce il nodo territoriale di Genuino Clandestino Abruzzo, comunità per l'autodeterminazione alimentare. Attraverso prodotti e manufatti i promotori racconteranno chi sono, cos'è Genuino Clandestino, le pratiche e le idee per uno sviluppo sostenibile. L'iniziativa è stata presentata in via Montemaiella, dove i bambini della scuola Rocco Carabba si prenderanno cura delle aiuole. Il presidente dell'associazione Lorenzo Genovesi. Per fortuna l'amministrazione comunale ha approvato un regolamento sui beni comuni che ci darà la possibilità non solo di tornare qui a fare il nostro mercato del sabato, ma di prendere in cura realmente questa zona e di, insomma, di farla tornare ad avere una valenza per la collettività. I bambini che vedete delle scuole stanno pulendo, stanno risistemando le aiuole, semineranno delle piante aromatiche, delle piante officinali e la cosa bella è che si prenderanno loro cura di venire ad annaffiare durante la settimana, quindi di portare avanti un percorso e un laboratorio che non sia semplicemente del mercato, ma che continui anche durante la settimana, che poi è anche quello l'obiettivo del regolamento dei beni comuni, quindi far sì che beni di proprietà del comune che per vari motivi il comune non riesce a gestire, attraverso la cittadinanza attiva si riesce a riportarli in auge, ma non soltanto come attività fine a se stessa, ma il fine di questo regolamento è quello che questi spazi vengano ridati alla collettività e che siano utilizzati dalla collettività. Ed ora apriamo la pagina dello sport e partiamo dalla Serie B. Seduta pomeridiana per il Pescara che prepara l'anticipo di venerdì sera all'Atletico Cornacchia contro il Perugia, da verificare le condizioni di Campagnaro e Brugman in vista di un recupero comunque molto difficile per la gara contro gli Umbri. Del momento del Pescara abbiamo parlato con il centrocampista Lejan Memushai, che è tornato sulla sconfitta di Ascoli e sull'importanza di un'eventuale vittoria con il Perugia in chiave playoff. Parliamo di questo momento del Pescara Lejan dopo la vittoria con il Palermo, la sconfitta di Ascoli. Molti parlano di una squadra stanca, probabilmente alcuni di voi avrebbero bisogno anche di tirare un po' il fiato, ma l'organico, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, propone poche alternative. Ma quello non ti so rispondere, sicuramente non siamo stati brillanti l'ultima partita e forse ne abbiamo pagato un po', soprattutto il secondo tempo dove ci siamo abbassati molto, però non ti so dire se non so come mai, se sia un fattore fisico o è stato qualcos'altro. Sicuramente il secondo tempo abbiamo sofferto di più, però abbiamo fatto secondo me un buon primo tempo. Parliamo sempre anche con l'allenatore, ci confrontiamo, non so cosa dipende, però è un campionato un po', diciamo, strano per tutte, perché tante hanno le loro difficoltà, è un campionato in una classifica corta, quindi tutte hanno le loro difficoltà. Ora bisogna cercare di limare il prima possibile questa difficoltà. In casa venerdì contro il Perugia, ci dobbiamo aspettare un Pescara sicuramente all'arrembaggio? Ma all'arrembaggio no, perché partite durano 90 minuti, bisogna stare tranquilli e fare le partite come abbiamo sempre fatto in casa e cercare di ottenere la vittoria. Questo Perugia che cosa tra virgolette ti preoccupa di più? Mi preoccupa soprattutto Verre, che sta attraversando un momento di forma devastante, quindi è un ragazzo da tenere d'occhio, ma hanno anche altre qualità. A proposito di Verre, nella gara di andata segnarono due ex biancazzurri, ci terrete anche sportivamente parlando a vendicare quella sconfitta? No, non dobbiamo vendicare, noi dobbiamo affrontarle come abbiamo affrontato le altre, non stiamo a pensare agli ex o a chi sono tutti, dobbiamo pensare a battere il Perugia e non a battere gli ex del Pescara. Se venerdì dovessimo vincere già sarebbe un gran passo per i playoff, però bisogna continuare perché, come dimostrano anche gli ultimi anni, le statistiche, il posizionamento nei playoff fa la differenza. L'ultima te la faccio sul rapporto tra Sebastiani e Pillone, tante frizioni negli ultimi tempi. Lejan, come vive la squadra questo momento, no, di tra virgolette tensione e nervosismo? Ma secondo me non ci sta tensione, ognuno è libero di dirla sua.
come il presidente, come il mister, quindi non c'è alcuna tensione. Ieri pomeriggio l'associazione Amici del Calcio Teramano ha assegnato i premi intitolati a Carmine Rodomonti, figura importante sia nel mondo arbitrale che in quello dirigenziale. Tante le personalità che hanno partecipato e che hanno scritto pagine importanti nella storia del club biancorosso. Jacopo Forcella. Avvocato Gebbia, seconda edizione di questo premio Carmine Rodomonti, dedicato ad una figura che ha fatto la storia del calcio abruzzese, ma possiamo dire anche del calcio nazionale. Ma sicuramente sì, Carmine Rodomonti è stato un gigante nella storia del Teramo Calcio, ha svolto attività sportiva nel settore arbitrale ad altissimi livelli, è stato dirigente sportivo di grande caratura, ha saputo individuare talenti locali e portarli alla ribalta nazionale, ha saputo gestire società, è un uomo che rappresenta lo sport teramano. Peraltro oggi c'è anche un pezzo di storia di questa società, che personaggi che saranno premiati, che riceveranno appunto il premio Carmine Rodomonti, è anche un po' il modo per fare il sunto di una storia molto lunga e di cui Carmine Rodomonti fa parte a pieno titolo. Sì, ma io ritengo che una società sportiva non possa vivere senza una memoria storica che rappresenta ovviamente il sostrato di questa società, e questi personaggi che hanno fatto la storia del calcio teramano sono attualissimi perché rappresentano quella che è la passione, la fede ai colori biancorossi che vanno al di là di quelle che sono le società. È stata una delle prime persone conosciute quando venne a Teramo, a quell'epoca era il segretario e anche il direttore generale, oltre che direttore sportivo, e quindi credo che la sua esperienza calcistica abbia potuto aiutare quei dirigenti di quell'epoca, parlo di Rabbi, parlo di De Bernardini, di De Berardi Sercole, quindi è stata una grande figura per quello che ci ha rappresentato anche verso noi giocatori. Vuol dire tanto, innanzitutto ringrazio l'organizzazione perché mi ha chiamato, poi di Carmine c'è un bellissimo ricordo, sia come uomo ma soprattutto come direttore sportivo, perché mi hanno affidato la fascia di capitano, ero giovanissimo qua a Teramo, e devo dire che qualcosa mi ha insegnato, perché mi ha detto: Francesco, ricordati che bisogna ricordare sempre i cognomi degli arbitri, per cui ogni volta io imparavo il cognome dell'arbitro, per cui lo ricordo sempre con molto affetto. Lui è stato il precursore di quello che è l'attuale sistema arbitrale, soprattutto è stato un grandissimo tale scout e aveva una visione che comunque lo ha portato a scalare le vette nazionali e internazionali della dirigenza. Un grande amore anche per i regolamenti, e forse la mancanza di conoscenza oggi dei regolamenti che crea spesso molte contraddizioni, molti equivoci, anche molte polemiche, se vogliamo, intorno al mondo del calcio. È sicuramente così, nel senso che quello che non si conosce in tutti gli ambiti crea problemi. Nel mondo del calcio ovviamente la mancanza di conoscenza del regolamento molte volte crea delle tensioni ingiustificate, ci servirebbe una maggiore informazione, però stiamo andando in questo senso perché la diffusione a livello televisivo del calcio a tutte le latitudini impone anche a colui il quale fruisce di questo sport di imparare necessariamente le regole. E uno dei premiati è stato l'ex capitano del Teramo Andrea Bucchi, con lui abbiamo parlato del campionato dei biancorossi, di Saveriano Infantino e dell'avventura a Benevento del fratello Cristian. Senti, lo stai seguendo un po', immagino, il campionato, hai visto? A passo lento, però insomma la salvezza si avvicina, il traguardo si avvicina. Ah sì, hai detto bene tu, dai, come tutti i campionati ci stanno momenti di alti e bassi, però penso che poi alla fine, oggi, facendo gli scongiuri del caso, perché manca ancora qualcosina, quindi non diciamo niente, però penso che sia intrapresa la strada giusta, si è riuscito a trovare un po' di continuità sui risultati e penso che ecco non ci dovrebbe essere problemi a raggiungere la salvezza. Senti, in che cosa Saveriano Infantino assomiglia a Cristian Bucchi? Ad Andrea. A Cristian sarebbe meglio per lui, a me beh no, scherziamo, Infantino è un grande giocatore per la categoria, ha fatto sempre tanti gol, quindi per lui lo dimostrano i numeri. Però te lo ricordi in una finale playoff? Sì, ci abbiamo giocato un paio di volte contro, no, devo dire che secondo me è stato l'acquisto più importante per il Teramo, perché ha dato quello spessore in avanti che forse negli ultimi anni un po' non si era trovato con altri giocatori, penso che lui abbia fatto molto bene. Allora ti chiedo di Cristian a Benevento, insomma anche lì qualche difficoltà, cioè
una grande lotta per i playoff, Benevento, c'è anche il Pescara, sono tante squadre, il Brescia sembra oramai destinato a vincerlo questo campionato, che idea ti sei fatto? Mi sono fatto idea che la Serie B è un po' anomala quest'anno, sarà sempre un campionato molto difficile, però quest'anno forse ancora di più col fatto che le squadre sono ridotte tutte quante, hanno fatto degli organici importanti. E io lo vedo parlando anche con mio fratello, dice sai, squadre tra virgolette un po' meno sotto non ci sono, perché se uno vede anche le ultime squadre che stanno in fondo, sono tutti organici importanti. Anche lui ha vissuto momenti alti e momenti un po' meno buoni, però sono convinto, perché conoscendo mio fratello che lavora, serio, ci crede, quindi sono sicuro che arriverà dove deve arrivare. E a proposito di dirigenti, ma quando ti vediamo dirigente, magari non lo so, anche in biancorosso, magari, chissà. Vediamo, dai, vediamo, si sta studiando per farsi trovare pronti, perché poi bisogna anche essere bravi nel momento in cui finisce un percorso a intraprendere un altro, ma nel momento in cui ci siano anche le possibilità e soprattutto anche devi crearti le prospettive di poter fare un ruolo, no? Quindi stiamo lavorando per questo, poi se avverrà ne sarò felice. È tutto per questa prima edizione del TG6, tra poco saranno disponibili on demand tutti i servizi che avete visto sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossime edizioni del TG alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.